Signori, bentornati in questo nuovissimo video! Tutte e due, quattro perazze, non perazze! Che banco dell'ortofrutta! Di tutte le taglie, di tutte le taglie! Come taglia minimo... Era quasi una teglia invece che una taglia! Invece che una taglia! Era una teglia di pere! Primo appuntamento! Ho 27 anni e sono un praticante avvocato. L'interazione intellettuale... È una macchina. Io ero molto forte nell'interazione intellettuale. Cioè, con chi interagiva sto? Con le macchine. Adesso mi sto lasciando un po' più andare. Penso a te. Basta lì. Rigido. No, un po' rigido. Ci sta. Non sopporto l'arroganza, volgarità. Ne sterminiamo 4 miliardi almeno sul pianeta più o meno. Con la volgarità c'entri pure tu, però. Sì, sì, assolutamente. Ma io devo morire tanto. No, ma un po' di ottimismo. Ottimismo, tanto. Quando che cos'è la vita se non un lungo tunnel verso la morte, caro Luca? Per l'ultima storia importante che ho avuto, invece, com'è andata? Questa storia è nata nel gruppo della parrocchia. Si è fatta la suora. Il primo passo l'ha fatto lei, solo che poi ha cominciato ad insultarmi, a dirmi brutte parole. Ma perché, povero Cristo? Cioè, il primo passo l'ha fatto lei? Beh, in effetti. Per esempio, cosa le diceva? Mi diceva che era un digabbato. Forse perché non gli facevo simpatia. Ma lei lo sapeva che stava assieme a lui? Mi sa di no, cioè. No, sul serio, non è una battuta. A questo punto mi viene il dubbio. Forse è una fidanzata immaginaria. Infatti, parrocchia, ce n'è di immaginazione lì. Per me è stata una liberazione perché non ce la facevo più. Te credo, dopo che ti insulta la mattina a sera, ma non ho capito. Ma che relazione è? Mio padre mi ha detto: cominci a parlare del simposio di Platone. Ma questo che è un posto per parlare di Platone? Dipende chi ti trovi davanti. Se esci con Amy Farrah Fowler, va bene. Potrebbe andar bene. 23 anni, vengo da Trezzano sul Naviglio e studio giurisprudenza. Sono giurisprudenza. Studio giurisprudenza. Ho capito, sono giurisprudenza. Sì, lei lo è. Ma lei ha detto che ha 22 anni o che studia da 22 anni giurisprudenza? Lo è nel cuore. 22. Tu sei girato? Si è spaventallo. Sensi di ragno gli hanno detto che è entrata una donna. Buonasera. Bollicine. Bollicine. Un analcolico. Alcolico biondo. Fai impazzire il mondo. Oh yeah. Sei toscana? No, sono di Milano, tu? 10:20 l'orario. Un momento d'ansia. Un momento d'ansia. Sono romana da fine degli anni 80. Quella città in America dove bruciamo le streghe. Salem. Da Salem. E arriva da Salem. C'era anche la canzone. Alco e Salem. Posso aiutarla con la giacca? Ma è l'antipioggia della Quechua. Venire in questo ristorante, la cosa più scema che possa aver avuto l'idea di fare. È parte positiva, però. No, però perlomeno sostiene il programma. Siamo Barbara. Lavoro in posta. No, banca. Associazione di volontariato. E invece? Invece. Una bambina di 10 anni. 10 anni. Sua figlia ha 10 anni? Sua figlia ha 10 anni, sì. Sua figlia ha 10 anni. 10 anni. Ma chi? Sua figlia. Chiedo scusa, il vostro tavolo è pronto? Già che rompe le balle, stavano parlando bene loro. Puzza quel vino. Vedi che annusa, c'è paura che sto vino. E dico mai parlare degli ex. Storie passate. E via così. Diciamo che ultimamente sto svitando a sedia. Sto svitando un po', cade. Avevo 17 anni, ero completamente ingenuo. Non è che ti sei drogato, cioè nel senso la tua prima relazione, prima o poi dovrà capitare, no? Zero carbonella. Con carbonella? Grigliata? Che senso? Non devi dire strano, fantasioso. Le salamille. La lunza di maiale. Nel senso che non gli ha dato fuoco. Ah, forse zero passion. Le ho fatto un solo regalo, che era un completino intimo che poi non mi ha fatto neanche vedere. A te no, ma... No! Vissuto a 360 gradi, diciamo. Diciamo che volevano tutti una cosa e non ci sono mai arrivati. Sì, volevo vivere più a 90 che a 360. Esatto. Io l'ho lasciata fare a te perché l'avevo già pensato a 30 secondi. Io comunque a volte sento la pressione quando non dici una cosa. Me le passi a me. Ho sentito il brividino del collo, ho detto la vuole fare lui, le gliela lascio fare perché non lo sapevo. Lui mi dà l'impressione di uno in aereo che sta per aspettare la turbolenza, no? Sai che dice così? E fa... Signori, attraverseremo una leggera turbolenza. Adesso devi dirci tu. Porca miseria. Piano, piano. Ecco. A me sembra. Secondo me
vai dal dentista che ci sono le seggioline per i bambini, i giochi. Ma che dentista vai? Scusa. Quello della Pegperego. Non mi interessa di avere un dentista che prezzemolo. Cioè. Ma entri gratuitamente sotto il metro di altezza. È dal dentista te. Quando vai dal dentista, se mi dice c'è il calcettone. Oddio, e questa è la puntata! Alessandra e Silvia. Praticamente. Ma esplodono! Mi piacciono gli uomini belli. Posso aiutarvi con le giacche? Che ora quando apre lui impazzisce. E lei apre un buco. Vabbè, che equipaggiamento. Prego. Quindi siete in due? Siete in quattro. In otto. In otto. Abbiamo condiviso veramente tanto. Anche tante uscite a quattro. Silvia ha avuto parecchi uomini più giovani di lei. Invece lei c'ha questo scudo. Porca troia! Lo scudo di di Capitano Mary. Deve essere alto. Già dietro si mette. Vuole partire già in vantaggio. Dove mi tuffo? Ma tutte e due. E beh, vabbè, cosa devi dire? Mi chiamo Luca, ho 30. Aspetta, no. Di 31 o 32? Perché a dicembre faccio 32. Se adesso ne hai 31, ne hai 31, cazzo! Però a dicembre ne fa 102. Anch'io ho tre figlioli. Due gemelle di 26 anni. Ma di un matrimonio, allora. Matrimonio. Rimango incinta. Scopro che mi piace la patozza. Forse non può funzionare. Ma allora ha un passato super etero. Che cosa ti ha detto il cervello a un certo punto? Sputacchiato nel video. Ce li sputava tutti, sì, in faccia, sì, no. Hanno spaccato il ghiaccio subito. È capitato che due donne mi sono avvicinate. Lui nel cervello sta dicendo: ma non ce la faccio io. Lui non capisce veramente. Guarda, se sono due, deve scegliere. Guarda, c'ha scritto Luca 42 anni. In che senso? Che è successo? Voler andare a letto con me. Vabbè, ci sono andato. È onesto. Io non ce la farei mai. Io neanche. Ride. Ma no, dico, ma se fisica... lo useresti come uno spiedino, io, ma dico, per favore, no, ma non lo farei mai proprio eticamente. Ma cioè, vattene a fanculo. Hanno fatto tutto l'ora, infatti mi hanno sbottonato la camicia e hanno fatto. Puoi tradurre mezzo cosa ho detto? No, perché al secondo sbarleono mi sono un attimo perso. Quasi 32 però. No. Lo mangiamo a colazione questo, sto pensando. Ti rigiro come un calzino di Foot Locker, vedrai. Non ho problemi, ho 36 anni. Anche 36 minne, cioè. Fanno tutto il giro. Sì, sì. Fino dietro. Meno male che ridete. Lui è da essere, meno male che ridete voi, perché io non ci sto capendo un cazzo. Non sto capendo assolutamente niente. Non sto capendo una stramazza. Lui è andato totalmente in crisi, no, da, sì, quando, sì, ha visto. Sì, 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 sì. Ti chiedo scusa. Salve. Ma è spaesatissimo! È carinissimo, però, dai, fa ridere, dai. Lo fa due cene, faccio due cene. Due cene, addirittura. Ma loro stanno parlando in codice. Poi nessuna delle due vuole andare con lui. Sì, ma tra l'altro il primo tavolo da due, direi che è formato sicuramente da lei. Ma non è convinto lo stesso lui, e lui non ha ancora capito. Bene, prego. Che ci devo fare con un ragazzino? Niente. L'altro che dice, se vuoi, ridere, che dice, se mi dai 5 minuti ti spiego. Sì, vabbè, ma sei lui, raga. Ma è Adolfo! Ma è Poirot! Poirot! È Jojo Rabbit! Ha avuto tante donne nella vita, sicuramente più di un centinaio. Mi deve interessare soprattutto il carattere, la forma, certo, fisica. Scusa, ma il carattere e la forma. Sì, il carattere e la forma fisica. L'attrazione. Dove puntava quell'occhiallo? Stava guardando il bancone. Balcone. Ho un centro estetico. Fate tutte le operazioni. Lui si è confuso con il centro massaggi, secondo me. Tutto quello che riguarda l'estetica e poi i massaggi. Ah, Luca, l'hai preso! Stavo vedendo la mia amica dove si è seduta. Più felice lui di lei! Lui è un uomo fantastico, ti giuro. Lo trovo tenerissimo. Arriva tutto, dobbiamo scegliere. Ma arriva tutto. Sono tre primi, te l'ho detto che è massa sto ragazzo qui, ma quanto vuole mangiare? Questo pensa di essere la prima degustazione, non un primo appuntamento. Ma lui proprio del programma non ha capito una fava di niente. Lui è andato lì per mangiare gratis. Mamma, tutto bene? Ti voglio dire che ti voglio tanto bene, la cena sta andando bene. Mia madre mi avrebbe risposto, ma sai, ma che stracazzo. Finalmente ti sei levato dalle palle di casa e mi viene a dire che l'appuntamento sta andando bene. Ma vedi di prenderti un motel e levarti dei coglioni per la notte. Non so se Morolaccia sta.
Non si sa. Più tardi, ciao tesoro. Secondo me stai esagerando, fratelli. Che difetti hai? Fatto che a volte sono un po' esuberante. Tutto tranne che esuberante. Cioè proprio tutto. Pensa una cosa, è tutto tranne che esuberante. Perché mi sento proprio un promoter del Love Parade, ecco. Una ragazza, eravamo amici su Facebook, avevo visto. Raga, lui sta girando il coltello, e non nella piaga. Un evento che aveva pubblicato, gli avevo preannunciato di andare, però ho scoperto che mi aveva bloccato e ci sono rimasto molto male. Eh? Lei aveva pubblicato un evento. Lui gli ha detto che andava all'evento. Cioè, esatto, lei ha messo la foto che è stata a quell'evento, ma No, 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 allora. No, lui doveva andare a un evento che lei aveva postato. Gliel'ha detto? Gliel'ha detto e lei l'ha bloccato. Una frase di Sant'Agostino che dice che il mondo è un libro e chi non viaggia legge solo una pagina. Lei e dovresti impressionarmi. Io dovrei dartela. Sbattimi come il telecomando quando non funziona. Io non capisco cosa c'entra con il fatto di scrivere una poesia a una ragazza. Non lo so, io non lo so nemmeno io, parlo. Quanto sei deciso, Alessia? Mi verrebbe da dire. Non so nemmeno io che cosa sto dicendo adesso. Devo mettersi in difficoltà. Comunque guardi, io non posso darle più di 20, lo accetta. Lo so, io sono il prezzo. Mi ha finito l'esame così. L'unica strategia possibile è non avere nessuna strategia. Lei, cioè, ho l'impressione che da un momento all'altro si alzi, tiri fuori una lente di ingrandimento e inizia a fare. Dici che la sta fissando troppo in modo inquietante. All'inizio sembra bello tutto. È vero. E dopo è il bello. È vero, poi ti svegli. Quando ti svegli, però lui mi sa che già non c'è più. A vederci un film. Vabbè, puoi fare la moglie. E poi guarda com'è. Non mi piace fare domande. Ma devi farle. Mi stai opprimendo se non mi fai le domande. No. Falle tu, no? Che palle! Lei comunque è uscita da intrighe e passioni. Sembra sì, un po' è vero, il trucco è quello. Raga, c'è la domanda che non si dovrebbe mai fare. Peli pubici? No, quanti ne hai? Ah, quanti peli pubici hai? Mangia. Come mangia? Ma dobbiamo parlare! Si sta scaricando il telefono. Mamma, che brutto, io mi sarei alzato, cioè me ne va. Basta. Ok. Ah. Anche se Valentina è in bagno da pochi minuti, solo al tavolo, è già in agitazione. Questa è agitazione? Agitazione. Ah! Io non ho capito agitazione. Due domande da fare. Aveva più senso agitazione. Sì. Che è successo? Che è successo? Che è successo? È pazzesca. Vuole uno spicchio della mia pasca. Mi faccio l'arcuri. Anch'io capito, lo giuro. Vero. Ho capito la stessa cosa. Non mi faccio l'arcuri. Non mi faccio rancuri. Non mi faccio l'anguria. Faccio l'arcuri. No, c'è una U, raga. Ma c'è una U. Io ho sentito una U. Rancuri. Non mi faccio gli auguri. Vabbè. Si può sempre desiderare. Stai invocando qualche demo. Adesso un cerchio di fuoco si innalza intorno a lui. No vabbè dai, hai invocato un demone. Ha parlato al contrario. Spegni, spegni tutto. Se a un certo punto fa scemo. Tu sei molto pacato. No, lui è buggato, è diverso. Lui è buggato. Ah, poverino, è in difficoltà. È in difficoltà. È timido, eh. Cosa sta facendo? Ma cosa scruta? Ma sta spiando. Oh, no, paga tu. No, via. Perfetto. Non dio. Si è spento. Cioè l'uomo bicentenario. Ma raga, non vuole fargli vedere. Poi in crisi. Grazie. Se lei lo prendeva, mi andava su tutte le furie. Tempo comico perfetto. Pagare la cena a una donna è doveroso. Quando c'è una bella ragazza è d'obbligo. Questo è sempre Sant'Agostino. Questo era così Freddy che lo dice. Ah, ok. San Rocco. Potremmo anche incontrarci. Tutte le strade portano a Roma. Però se ti conto si incontro per caso. Anche per me. Sono contentissimo. Gli hanno usato la mano. Come hanno dal vino. Forse così è un po' troppo però, eh. Come piano. Quando il gatto fa testa contro testa. È vero. Le fusa gli ha fatto. Ma un secondo in bagno. Vai. Mi metto sui soldi. Che deor che c'è anche là dietro comunque. Non la voglio sapere. Dal momento che tu ti ci trovi bene a parlare. No, guarda, veramente. Quindi è un po' interessato. Ma infatti. Non sembrava. Appunto.
Hai sentito arrivare? Sì, tacchi fanno un casino tremendo sul parquet. Ma perché? Mi arrivano tanti messaggi sui social di tante donne. 60 messaggi al giorno. 50-60 messaggi al giorno. E la madonna! Tutte infogliate per lui a pescare. Super gettonatissimo. Perché già fa? È uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Lavoro sempre di sera, quindi. Immagino quante signore, quante donne. Ma gigolò. Il mondo del bingo è un po' particolare. Del bingo? Non me l'aspettavo. Mi sono rimasto confuso. Fermi tutti. Ma cosa è successo? Siamo passati dallo stripper a 32, 24, 69, 90. Ma è lui il premio, poi. 71. Tanto ci sono tutte le vecchie che vanno a giocare al bingo, quindi. Ma sì, ho capito che nonna Yolanda è appetibile, però. Porta fortuna a toccare il lato B, allora ci provano sempre. Ma Paolo Bonoli sta davanti un altro. Ah. Scavicchi, ma non apre. Sì, io guardo tutto. Io gli tengo un sacco. Sì. Buono. Fra un po' metto l'orecchio sul mouse. Aspetta un attimo, vengo più avanti. Non esce l'audio dal mouse. Amplifone, vai. Delle nevrosi che mi davano fastidio. Delle trombosi. Nevrosi, penso. Ragazzi, ma voi pigliate per il culo me, ma pure voi non sentite una fava marcia, eh? Nevrosi che mi... della tua storia che non coincidono con le cose che io cerco. Ho notato subito le tue perplessità. Quando capita a Roma, andiamo a cena. Andiamo a cena insieme. Bollicine ancora? Faccio lo sabino. Anche lui adesso è stato contagiato dalle bollicine. Avevo tutto. Mi sto uscendo dal naso. Sì, infatti. È stata una bella serata, non mi sono annoiata, che questo è importante. Mi hai fatto ridere, veramente, sono stata benissimo. Bene. Sì. Non ti guardare se ti guardo te le tette. Che noi? Io li guardo palesemente. Perché? Bastava chiedere. Sto guardando i vostri occhi. Facciamo fare un giro. No, andiamo a fare un giro. No, non ci voglio andare a Darro. Ah, gli piace! Bravo lui, come ha ribaltato la situazione. Sì, sì, adesso ribalta pure lei. Io mangio tutti i giorni patatine, io, non è che... Friggo tutti i giorni patatine. Io mangio tutti i giorni patatine. Cioè, che catturava. Che catturava. Cazzo, è un allenatore di Pokémon. Ti voglio rivedere, ti conoscere... Ma lui? Devo rispondere? Si vede che sei una donna. Beh, si vede che è una donna, sì. Purtroppo l'estetica per me è... Ho fissato. Vi auguro un buon proseguimento. Grazie. Di serata. Ok, grazie. Quindi la sta pisciando. Sì, mi piace, però. Il però non deve esistere. Ho pisciato. E buona serata. Valentina e Dario si sentono ogni giorno. Proseguono con i loro studi in giurisprudenza. Lei a Milano e lui a Roma. E sognano di poter iniziare più presto una vera storia d'amore. Ma vero? Grandi! La prima per entrambi. Siamo rimasti in contatto e ci sentiamo praticamente quasi tutti i giorni. Non serve leggere il simposio di Platone per essere spontanei. Amore! Darione! Benedetta e Barbara sono rimaste in contatto. Per due donne di carattere come loro non è facile incontrare la persona giusta. Chissà se la loro bella amicizia con il tempo si trasformerà in un altro sentimento. Dallas, Texas. Silvia e Vincenzo continuano a sentirsi. A loro non è diventata ancora una redazione ufficiale. No, lo è. No. Magari con l'estate troveranno il tempo per fare un viaggio e fuggire insieme dalle loro intense vite. Luca e Alessandra si sono persi di vista. Luca ha scoperto che il suo vicino di casa è uno dei migliori amici di Alessandra. Occhio. Alessandra, rimasta senza compagno di ballo, ha contattato per caso uno dei migliori amici di Luca. Ah! Fatta l'amico! Fatta l'amico! Fatta l'amico! Ah, 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 ah. Entrambi sono ancora single. Non si è fatta l'amico.